Eccoci qui tornati, siamo tornati per il momento del pomeriggio che aspettiamo tutti, è vero Francesco? Ma io, certo, venerdì lei è già sta... la presentiamo subito, dai, Paola Aspri, ciao, ciao Paola. Paola! Buonasera! Sì, buonasera, allora... L'Aspri Time. Dicevo, tra l'altro, venerdì hai visto già le migliorie, i cambiamenti del nuovo studio, ma hai visto? Tavolini, cose, poltrone, ti piacciono? Tu che sei anche, no? Un'esteta. Potresti venire anche a sederti su una delle nostre poltrone, Paola. Volentieri, se passo questo periodo terribile di lavori che ho su casa, guarda, sopra il terrazzo, non ti dico che è disastro. In questo momento evitiamo. Quando è passato tutto verrò volentieri, dai. Vai, non vediamo l'ora. Allora, tanta carne al fuoco oggi, Paola. È stato un weekend per il gossip acceso. Ma diciamo di sì, ci sono state molte cose, molte notizie. Soprattutto vorrei dire che io ho visto anche Ballando con le Stelle, ovviamente, sabato sera. Il solito format pieno di chiacchiere, ci sono state anche tante molte chiacchiere su Lorenzo Biaggiarelli, avete visto, investito anche dalle polemiche, perché la Kuzmina, la sua ballerina, gli ha detto andiamoci a prendere questo caffè insieme, perché tutti i giurati ovviamente erano concordi del fatto che c'era un po' di freddezza, c'è bisogno di una maggiore affiatamento. Dici che è la Lucarelli che mette un po' di, passami il termine, fiato, no? Sul collo. Beh, guarda, c'è stata Antonella Clerici che è andata subito in... a favore di Lorenzo, essendo un suo pupillo, ovviamente ha detto che è una persona seria, però oserei dire che probabilmente là, secondo me la con Lucarelli gli mette il fiato sul collo. Sì, se è questo che vuoi sapere, penso proprio di sì, perché lei è una persona che decide in tutto e per tutto il rapporto in essere con questo ragazzo, e di conseguenza non deve essere facile per lui riuscire a trovare il suo spazio. Mi fa anche un po' di tenerezza questo ragazzo, diciamolo. Però non balla almeno... male, No, appunto, non balla male, dovrebbe leggermente lasciarsi andare, un po' più di passionalità vorrei vedere. Anche se, perché non è detto che se è un po' più passionale con la ballerina, non è detto che metta le corna a Selvaggia Lucarelli, insomma. No, però capisco anche, Paola, magari la difficoltà... Io non la capisco questa cosa, perché trovo che quando uno si deve mettere in gioco, deve mettersi in gioco in tutto e per tutto. Se no non ci provi neanche, devi far vedere l'emozione, la vibrazione che anche hai con la tua ballerina. Le vibes. Vogliamo dire una cosa, prendiamo Gabriel Garco per esempio, no? Gabriel Garco secondo me è quello che balla meglio all'interno di Ballando con le Stelle. Ed è quello che però ha detto una grande bugia. Cioè, Paola, voi direte, che bugia ha detto Gabriel Garco? Beh, la bugia fondamentale che l'ha portata a dire ovviamente Iva Zazzaroni, perché Iva Zazzaroni, molto furbescamente, perché è un opinionista abbastanza scaltro, gli ha detto hai fatto una grande rumba, però questa rumba l'hai fatta così bene che questo mi fa pensare che tu hai ballato già in passato. Eccolo lì. E lui ha detto no, assolutamente, sai, io sono uno che impara bene le coreografie, le tiene a memoria, sì, ma quando mai? Se ricordiamo qualche anno fa, lui rilasciò un'intervista a ridosso proprio della serie TV Rodolfo Valentino e disse che lui prendeva lezioni di ballo per 9 ore al giorno, quindi lui non si ricorda queste cose, ma noi ce ne ricordiamo, tant'è che mi sembra di averlo pure detto che lui è un grande ballerino perché aveva preso già lezioni di ballo per fare la serie TV su Rodolfo Valentino, insomma, anche per non fare brutta figura. Tant'è si che trova molto avvantaggiata bellissimo. Allora con questo si ballo vede. Moltissimo, e si vede, tant'è che pure Carole Smith l'ha detto, tu sei un veterano. Ed è sei un professionista, tu balli come un professionista. E dici che sia corretto, esatto. Paola? Dici che sia corretto, se ne sono accertati prima di questa cosa, perché comunque non è una cosa niente, soprattutto. Ma è un vincitore annunciato. Non è una cosa, insomma, sconosciuta, si sapeva. No, non è corretto, ma non è corretto neanche aver portato Lorenzo Biaggiarelli a Ballando con le Stelle. Non c'è niente di corretto in questi talent, in questi reality. Assolutamente. Se poi balliamo
della scorrettezza che regna sovrana nella casa del Grande Fratello, beh, quello lasciamolo stare. La novità è che Diane Mello, che doveva essere all'interno della casa, non ci sarà più. Perché? Ha rinunciato schifata, si può dire, schifata. Com'è Paola? Com'è? A seguito di qualcosa perché? In particolare, le ultime vicende? Ma diciamo che la cosa che più l'ha spinta a dire di no è stato il caso Bellavia. Come è stato trattato lei dal momento in cui Bellavia se n'è andato, ha cambiato visione su quella casa. Peraltro ce n'ha avute per tutti e ha detto male di tutti, diciamolo chiaramente. Ha detto che questo reality non vale niente, che i concorrenti non sono all'altezza, il che è vero, lo abbiamo detto tante volte, troppe parolacce, troppo copie su copie, voleva dire ci stanno copiando, scopiazzando in maniera errata rispetto a noi che abbiamo fatto un Grande Fratello. Come non dargli ragione, perché certo. Il GF VIP 5 in cui lei partecipava c'erano grandissimi personaggi. Era un bel cast. Esatto, ma anche lo stesso Tommaso Zorzi, certo. La stessa Stefania Orlando. Che è un po' sparito però, e tra l'altro si è pure lasciato. Ci sono state delle polemiche per quanto riguarda Tommaso Zorzi, no, appunto, no, per quanto non riguarda è sparito la sua Tommaso conduzione. Zorzi. No, ma non è sparito Tommaso Zorzi. Si è lasciato adesso, è vero, si è lasciato definitivamente. Però intanto adesso deve uscire su Discovery Plus la nuova stagione di Drag Race. Penso che sia già uscita, credo che sia già uscita. E quella è anche, tu lo sai che lavora sempre assiduamente per Discovery Plus lui, no? Quindi di conseguenza è quella la sua rete praticamente prediletta. No, non è sparito, è solamente che lui in questo momento forse si è un po' defilato per ovvi motivi, no? Perché si è lasciato col ragazzo, per tante cose. Però, ritornando alla casa del Grande Fratello, sì. È troppe chiacchiere. Per esempio, diciamolo, Antonino Spinalbese adesso si è inventato, se così si può dire, che Edoardo, Donna Maria, gli piacciono gli uomini. Perché dice è entrato quelle sciabattine rose con quei jeans attillati e poi ha cambiato idea. Ma cosa sono questi luoghi comuni? Siamo nel 2022, sì, quasi infatti, nel 2023. Ma infatti luoghi comuni, ma sai cos'è? Che loro due ce l'hanno l'uno, stanno l'uno sì, contro l'altro. Per la Fiordalisi, no? Se la litigano, Paola. Ma io credo che Antonino non gliene freghi niente della Fiordalisi, perché probabilmente Antonino è solo un vanese, una persona che ripetiamo, è una persona che guarda solo l'acqua al suo mulino, porta l'acqua al suo mulino e ovviamente è così evasivo, tant'è che Sofia Gelidonà, che peraltro è in nomination insieme a Edoardo Donna Maria, vedremo come andrà a finire, Sofia Gelidonà è andata a parlare con Lenoir Ferruzzi questa cosa, ha detto ma Antonino ho visto che è freddo con me. Allora lei gli ha detto, ma no, dai, non è così, ma non è vero, insomma, tutte queste. Invece in realtà è proprio freddo, c'ha ragione, cioè non si scompone, gli può avvenire qualsiasi donna davanti e Sofia Gelidonà non è che sia tutta questa grande bellezza, però, diciamolo chiaramente. Però ci prova in tutte le maniere, certo. Come una disperata, diciamolo, sì, come una disperata. Questa è la situazione del Grande Fratello, Paola. Stasera una nuova puntata, ne vedremo delle belle, come dici tu, domani la analizziamo. Che succederà stasera? Belle. Qualche dinamica che è lì per esplodere. Esatto, per scattare. Ma le dinamiche, presto detto, c'è cioè, la dinamica anche delle credo, però non so se le prenderanno per buone. Ci sono le polemiche sempre su Pamela Prati. Pamela Prati sembra che stia... dice, sembra che sia entrata nella casa del Grande Fratello per ripulirsi l'immagine, perché sapete che aveva fatto causa a Mediaset, sì. Voleva i danni, invece facendo così ci sia stato uno scambio, io ti ripulisco l'immagine e tu nel frattempo mi togli tutte le pendenze su di me, comincia a girare questa voce, poi peraltro sembrerebbe, ho detto, perché non lo do per certo, che Pamela Prati prenda a settimana 30.000 euro. Apposta Patrizia Rossetti si è incavolata, lo credo. Scusami, tu che pensi? 30.000 euro, non lo so.
Girano queste cifre. Però comunque Pamela Prati in un certo senso ci sta riuscendo nel suo intento, sì, ovvero di ripulire la sua immagine. Ha creato anche un po' l'amore, no? Con Marco Bellavia, una bella storia. Ci credi? Quando mai? Mi sono strozzato, Paola. Mi ha fatto ridere. Com'è Paola questo gesto? No, Paola, che cosa? Fatemela vedere, ancora continua, no? Paola... No, Paola, ma che vai, sei incantata. Che succede? Perché non ci credi? È così, perché voglio dire che è il segreto di Pulcinella, cioè, chi ci vuole credere? Ma nessuno, Paola. Nessuno. No, diciamo che questo potrebbe essere un argomento, ma non credo che Signorini lo metta in evidenza. Mentre metterà in evidenza il fatto di Daniele Del Moro, il bell'imbusto che piace tanto. È vero, io appunto di questo ti volevo parlare, Paola. Non è stato un po' incoerente, Signorini? Nel senso, non ha avuto molto rispetto per quello che è successo a Daniele Del Moro. Nel senso, mi spiego ancora meglio. Certo, ho capito che vuoi dire. Cioè, lui comunque, per quando è stato depressione. Per Marco Bellavia, ha fatto in una determinata maniera. Poi, visto che quel personaggio non crea dinamiche, ha detto, avrai qualcosa di interessante a raccontare. Ma cos'è? Ma diciamo che lui, sai, è un po' un volpone. Sta cercando di prendersela forse con Daniele, perché Daniele forse è quello meno importante rispetto a Marco Bellavia, che poteva dare delle dinamiche con Pamela Prati. Daniele Del Moro è uno che è venuto lì, ovviamente, e pensava forse Signorini di fargli fare una bella storia d'amore con Nikita Pelizzon, ti faccio un esempio. Però in questo caso non è niente di fatto, perché Daniele non vuole creare delle dinamiche. Peraltro è stato alla fine della decima puntata, si è scagliato proprio alla fine, invece era bello all'inizio. E probabilmente Signorini riprenderà da questa incavolatura enorme che ha avuto. Perché gli hanno detto tu devi creare delle dinamiche, non devi fare il paralume, e ovviamente questa cosa ha pesato un po' in Daniele, che improvvisamente da acqua cheta è diventata uragano, ha detto la qualunque dopo. In questo momento poi c'è anche Eleonora Ferruzzi, che è molto sensibile a Daniele, tanto, ed è addirittura gelosa di lui. Quindi si è spostato da Luca a Daniele. Che dire, Paola? Quindi... E se non sbaglio è uscito che Nikita Pelizzon ha un fidanzato. Ma chi è Nikita Pelizzon? Nikita Pelizzon è una, tra l'altro io influencer. Sì. Tra l'altro lei ha una storia molto interessante alle spalle, perché lei è figlia di testimoni di Geova che sono stati da sempre contrari alla sua carriera televisiva. Sì, però è anche una molto furba. Ti spiego anche il perché. Perché Vilma Goic ce l'ha a morte con Nikita Pelizzon, e un po' c'ha ragione, perché non puoi capire come fa litigare le persone all'interno della casa. L'abbiamo visto dice a Pechino Express, comunque. Esatto, la sua peperina, infatti, bella peperina. È Nikita. Una bella peperina, è una persona che dice e non dice, ti butta lì quella cosetta che tu subito... Te la spiattello lì e poi vediamo quello che succede. E poi se ne va. È una grande... Hai capito? Però Paola è una giocatrice del Grande Fratello. Eh beh sì, siamo lì per giocare, l'ha detto anche Charlie Gnocchi. È interessante, è meno scontata degli altri sicuramente. Ma stasera vedremo proprio questo scontro che c'è stato tra Vilma Goic e Nikita Pelizzon. La gelosia delle Noir Ferruzzi contro Daniele e poi questa diatriba continua che c'è tra Antonino Spinalbese, Edoardo Donna Maria, che se le dicono di tutti i colori, e peraltro continua la storia d'amore di Antonella Fiordalisi con appunto Edoardo Donna Maria. Però questa cosa di Antonino a me non piace, questa cosa di sparlare in maniera così brutta sui gay, perché non è gay Edoardo, ma è come mettere una macchia addosso ai gay. Ma anche fare delle allusioni, no? Ma poi che vuol dire? Quale fosse il cioè non c'è nessun tipo di problema. Ma vabbè, Paola, purtroppo sono anche delle cose che... Signorini, però è molto attento su questo, eh?
Signorini, attentissimo, vedremo stasera quello che succederà, perché Antonino Spinalbese sta inanellando una gaffa dietro l'altra. Ma era partito tanto bene il bel Spinalbese. Però secondo me ad Antonino, cioè io, dimmi anche tu Paola se riscontri questa cosa, io avevo già visto il cammino di Antonino con Ginevra, secondo me da quando Ginevra è uscita, la trama si è disfatta, diciamo così. Però Ginevra, diciamo la verità, Ginevra non se ne frega niente di Antonino. Diciamolo, tant'è che pure da Iammello, ecco, mi sono dimenticata di dirlo, da Iammello ha detto proprio questo: puoi dare tutta questa importanza ad una squalificata come Ginevra Lamborghini, le altre edizioni, i squalificati basta, non si vedevano più, questa qui sta sempre in mezzo, probabilmente perché Signorini aveva puntato su questo nome e adesso se la ritrova squalificata per ovvi motivi e quindi l'ha fatta rientrare non nella casa ma nello studio. Paola, ma questa è la realtà. Tu dici c'è odore di new entry? Com'è? C'è un odore di new entry sicuramente, ma ancora non ho capito chi entra, perché prima dicevano da Iammello e da Iammello ha praticamente ha bella peperina anche da Iammello, però sembrerebbe che dovrebbe entrare Elena Prestes, che è l'ex fidanzata di Antonino Spinalbese. Allora ne vedremo delle belle. Ecco, sicuramente quella entrerà, guarda, vedremo delle cose pazzesche, questo ne sono certa. Ma poi c'è anche da dire, Tommaso Trussardi e Michelle Unzi, che è rientrata la chiacchiera, nel senso che non grande c'è nessun avvicinamento. Grande ritorno, Paola, dei due. Tu l'avevi preannunciato? Sì, ma non c'è nessun riavvicinamento. Praticamente è stata smentita la relazione. No. Sì, non c'è un riavvicinamento. Peraltro sembra che lei l'ha smentito. E peraltro sembra che Tommaso Trussardi stia corteggiando un over di Uomini e Donne. Non si sa ancora se sia. No, Gemma no, un over, vabbè, ma non è detto. Paola, senti, lo sai come andrà a finire secondo me? Come andrà a finire? I due prossimi nonni, Eros e Michelle, torneranno insieme? È caduto tutto. Ma non lo so, guarda, io queste minestre... Beh, stanno bene. A me quel bacio in quella trasmissione non me la racconta giusta, no, Paola. Ma sono minestre riscaldate, insieme. Ma tu ritorneresti, scusami Francesco, tu ritorneresti con la tua ex o qualsiasi... Io no, io vabbè, mai. Ma che vuol dire, Paola, ma è diverso, ma... No, la comunque no, lo dico apertamente, no. E quindi? Vabbè, lo stesso no, per Eros e Michelle. Scusami, se una persona si separa, no? Decide di andarsene, è perché quel rapporto è diventato stantio e noioso. Oddio, io pure ci avevo creduto su Tommaso Trussardi e Michelle Hunting. Però oggi come oggi è meglio lasciare ogni speranza a voi che entrate. Nel senso che abbiamo visto che è stata tutta una montatura. Qui si scoppiano, si riacchioppiano, quella si lascia, quella si riprende, non si capisce niente. Guarda, ultimamente è diventato un gran macello. L'abbiamo detto. È vero Paola, è così. Senti, allora facciamo anche un excursus sulle stelle, Paola, perché io ho letto un qualcosa sulla pagina Instagram, come ogni lunedì, di cui sono in Tele TV, le stelle di Paola Aspri settimanali, che non è che mi ha confortato così tanto per la Vergine, Ma guarda, facciamo delle pillole, diciamo che l'Ariete questa settimana non deve esagerare con le provocazioni, lo sai perché? Per il semplice fatto che tende a avere ragione sempre lui, quindi deve un po' moderare i termini, però per il resto va abbastanza bene. C'è un amore nuovo per l'Ariete, attenti, perché se siete accoppiati fate casini, quindi 4S. Il Toro invece, che è un segno di terra, quindi un segno molto stabile, ha bisogno di serenità psicofisica. Perché dico questo? Perché ha lavorato tantissimo e ha un po' un diavolo per capello. Quindi se mantiene una leggera calma è meglio. Quindi un 4S perché l'amore in questa settimana è anche intenso. Paola, facciamo le S. Quello che c'ha più S questa settimana, chi è? Guarda, chi ha le S è il Gemelli, che va abbastanza bene perché c'è il lavoro che lo chiama, qualcosa in più da poter sperare. Il Cancro va abbastanza bene, quindi perché c'è un concentrato di pianeti nei segni, avevo detto, dello Scorpione. I pianeti! Quindi, però deve, far,
Ascoltami, deve pazientare un pochettino, ma comincia a rimettersi ai posti di partenza, che vuol dire che a fine settimana coglierà la buona suerte. Brava! Il leone, hai visto? Il leone va così così perché c'è qualche diavoletto per capello. La Vergine invece va molto bene perché con questo concentrato dei pianeti nello Scorpione avrà sicuramente buone possibilità nell'ambito lavorativo, però io vi dico alla Vergine di non mollare e di portare avanti anche l'amore, che sarà molto splendido. Per quanto riguarda la Bilancia va abbastanza bene, perché anche 5S questa settimana la Bilancia. Perché dico che ha 5S? Perché è un segno favorito dalla sorte e soprattutto avrà una rimonta a livello lavorativo, e se è solo incontrerà una persona che veramente gli fa battere il cuore, meno male. Quindi 5S, lo Scorpione ha 5S anche lo Scorpione, perché Sole e Venere sono dalla sua parte, quindi questo concentrato di pianeti nello Scorpione gli dà la possibilità di essere più intimista, ma anche più propositivo nei riguardi dell'amore. Il Sagittario, che è un segno di fuoco, deve stare un po' attento più alla salute psicofisica, perché deve stare attento, dico io, perché ha dei problemi diciamo con il passato. Il passato ritorna, gli dà delle grane non da poco. Però avrà un amico che ovviamente gli farà notare i suoi difetti e forse attenuarli. Quindi un 4S. Il Capricorno, che è un segno di terra, invece ha il Sole e Venere dalla sua parte, quindi punterà molto sull'amore, ma anche sul lavoro, perché avrà tenacia. Attenti al nervosismo, vi dico solo questo, dovete stare un po' attenti a non perdere le staffe. Bene. Però un 5S è un grande fascino in amore. Quanto riguarda l'Acquario, ci saranno dei ritmi più lenti, però questo non vuol dire che andate male. Dovete certamente fermarvi un pochettino di più e non andare in maniera frenetica su tutte le cose lavorative e anche sull'amore. Più di calma. 4S. I Pesci. Beh, i Pesci vanno strabene, perché con questo concentrato di pianeti nello Scorpione diventeranno propositivi, innamorati, pronti a fare l'amore in ogni ora, in ogni momento. Quindi, e poi il lavoro va alla grande, anzi saranno propositivi. Per la prima volta non vedremo un Pesci ozioso e pigro, meno male. 5S. Bene, vive, vive tutto, Pesci. Grande, guarda, l'ho cambiato leggermente perché poi la mattina ovviamente lo faccio. No, ma infatti volevamo giusto Paola, delle pillole. Grazie Paola. Mille, noi ci rivediamo domani, Paola, ti aspettiamo, stesso posto, stesso luogo, negli studi di pomeriggio. Pomeriggio, con, sì, noi. Vabbè, pomeriggio con noi. Domani faremo un oroscopo un po' più determinante, perché non lo potrò fare la mattina, però vi ho Va bene, Paola, sono... assolutamente. Va bene. Un bacione enorme, cose... Paola, domani. Il presidente, diciamo, ci chiama, insomma. E quindi diamo la linea alla Meloni. Esatto. Ciao Paola, a domani. Ciao, buona serata. Ciao, tutta di rosso vestita. E noi salutiamo anche i telespettatori. Chi? Diamo la linea al TG stasera. Stasera c'è l'imprenditore degli altri, in conduzione del presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, Stefano Bandecchi, che prende proprio le redini dell'imprenditore il nella nostro trasmissione. Direttore delle news, Gianluca Fabi, e il rettore dell'Università Niccolò Cusano, il professor Fabio Fortuna. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo domani qui a pomeriggio con noi. Ciao, vi vogliamo bene, buona cena. Ciao.